Spuma di champagne? No! No, no, spuma del caffè! Brava! Ciao a tutti e benvenuti nella nostra cucina reale! Oggi siamo qui per farvi vedere come faccio uno spumone al caffè delizioso. Pochissimi ingredienti, tutti li avrete a casa, si può fare anche col caffè della moca tranquillamente. Adesso capirete perché vi sto dicendo questo, ed è una base ottima per cappuccini, caffè con la schiuma, semplicemente come gelato. Basta, basta parlare e andiamola a fare! Ed eccoci pronti per preparare il nostro spumone al caffè, la schiuma che vi risolverà ogni problema di golosità. Sì, con pochissimi sensi di colpa, sì, perché sì. Io oggi la sto facendo con lo zucchero, ma viene anche con il dolcificante sintetico. Per intenderci, questo qui che io uso la mattina, un dadolino per il caffè, come si chiama, il Vantaggio Light, Vantaggio, fa venire anche esattamente la schiumetta. Bravissima. Secondo me viene anche amara. Questa quindi, è una schiumetta che voi potete mettere sopra il caffè. Questa sopra è una spuma cosa, che una spuma bella densa, una sorta di spumone che voi potete usare come schiuma da cappuccino, schiuma da caffè quando lo fate magari con la moca e vi viene quella cosina un po' lenta che volete arricchire in qualche modo, ma noi la utilizzeremo nel prossimo video per fare una torta al caffè buonissima. E la cosa bella è che non smonta. Non si smonta. No, non si smonta. Ma renditi conto. Allora, scusa, ma come fai senza panna, senza niente? Ora vi faccio vedere. Ci serve del caffè solubile, il Nescafè è meglio di questo, eh. Io l'ho comprato per fare la prova, perché questa cosa io l'ho vista su Instagram. Poi ho comprato questo per fare la prova, ho detto se risulta poi compro il caffè buono. Dello zucchero, io userò dello zucchero di canna e semplicemente dell'acqua. No, quindi questo è ottima anche per gli intolleranti al latte. Anche all'acqua? Anche no. Mettete un bel cucchiaio, anzi due bei cucchiai di caffè. Benissimo. 10 grammi per intenderci e 6 cucchiai di zucchero. 6, quindi 2 cucchiai di caffè e 6 cucchiai di zucchero. Quanti cucchiai di acqua? Quindi adesso vi dico quanti grammi di acqua. 120 grammi di acqua. E siete pronti per la magia? Togli la bilancia. Fruste elettriche. Lo sapete quello di pelle? E montiamo. Ragazzi, guardate quanto ha montato, devo cambiare il recipiente. Wow, e guardate già che bella densa, veramente. Diciamo che così potrebbe anche essere usata. Ma noi la facciamo più soda. E va bene, mi fermo qua, se no, ma guardate, ragazzi. Girala tutta. Adesso vi faccio vedere gli utilizzi più comuni. No, un'elencazione delle tue? Yes, dammi una tazzina. Avete la moca sfigata e l'amica sofisticata che vuole il caffè con la schiuma se no non lo beve? Voi fregatela. Prendete un bel cucchiaione di schiuma, lo mettete dentro, rimescolate e voilà, caffè con la schiuma per amica sofisticata. Super cappuccino? Mi raccomando, se non è tutto rigorosamente di Euro Disney, non vale. Non vale. Un bel cucchiaione di schiuma. Voilà. Tanto è solo caffè, non viene mica un caffè macchiato quello, eh? Sembra una di quelle imbonitrici della fiera del Levante, che ne so. Allora, perché mi è venuta? E voilà. Voilà, mi raccomando. Fate mezzo litro di latte fuori, un po' dentro, e una bella schiuma per un cappuccino che vi farà sognare veramente, sin dal mattino. Brava! E quindi ancora tanti mille utilizzi anche in campo sentimentale con questa schiuma. Ragazzi, e ma quindi, che cosa vuoi dire? E quindi basta! E dovreste assaggiare che sapore ha. Cappuccino sì, super lusso, firmato due cuori e una gamba. Se questa ricetta vi ha incuriosito, mi raccomando, provatela. E prossimamente
vedrete questa spuma utilizzata in una torta, cosa farà? In una torta al caffè, una torta fresca. Questa, se la congelate, non solidifica, rimane così areata e spumosa in freezer. Viene una sorta di coppa del nonno senza latte. Quindi potete anche così com'è surgelarla. Bene. Quindi mille utilizzi con questa spuma. Guardate che schiuma ha questo cappuccino, che sa di caffè, perché il caffè solubile poi si solubilizza dentro al latte ed è un cappuccino squisito. Bravissimo. Bene, con la nostra spuma spumosissima noi ci vediamo per un altro spumeggiante video. Ciao, ciao a tutti. Bene, quindi avete visto com'è semplice creare questa spuma, schiuma. Se vi è finita la schiuma alla barba potete utilizzare anche questa. Perché no? Una schiuma tonica al caffè è deliziosa anche mangiata come dessert in coppetta, così, giusto quando si ha voglia di qualcosa di fresco e nello stesso tempo al caffè. Benissimo, e quindi basta col Viagra, provate questa schiuma e vedete i risultati. Noi ci vediamo sempre qui per utilizzare questa spuma, questa schiuma, come si nel chiama? Nel prossimo questa... video, lo spumone al caffè sarà il protagonista di una buonissima torta. Vi aspettiamo sempre qui sulle vostre tavole. Ciao.